Amigos, hoy vamos a aprender algunas frases idiomáticas. Oggi impareremo alcune frasi idiomatiche, alcuni modi di dire e cercheremo di contestualizzarli. Vamos a empezar con la primera, eh? Iniziamo con la prima. Ahuecar el ala. Che vuol dire? Vuol dire, credo che noi in italiano potremmo tranquillamente tradurlo con alzare le vele, cioè lo usiamo quando ce ne andiamo da un posto. Un altro modo, ad esempio, per dire largarse. Andarsene oppure in modo molto colloquiale pirarse. Chicos, me piro, ragazzi, me ne vado. Oppure una frase, ay, me aburría muchísimo y decidí ahuecar el ala, cioè mi stavo annoiando tantissimo e ho deciso di andarmene. La seconda, como Pedro por su casa. Che c'entra Pedro e la sua casa? Beh, se voi immaginate una persona che si muove all'interno della propria casa, è sinonimo di una persona che in un posto nuovo comunque si comporta e si muove come se fosse completamente a suo agio. Quindi quando si arriva in un posto che non si conosce e ci si muove come se lo conoscessimo. Por ejemplo, ¿qué tal lo llevas aquí en Roma? Ad esempio a qualcuno che sta studiando a Roma per un Erasmus. Me parece que te mueves como Pedro por su casa. Quindi vuol dire mi sembra che tu ti muova come Pedro dentro casa sua. Quindi ti trovi benissimo, sei completamente a tuo agio, ti sei ambientato. E il quinto pino, mejor dicho, está en el quinto pino. Vuol dire, noi in italiano diremmo, è in la luna. Cioè è molto 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 lontano da qui, o comunque in generale, è un posto che si trova lontano, lejos. E quindi, per esempio, la casa è fantastica, però sta nel quinto pino. Si quieres vivir allí, te hará falta un coche o tendrás que levantarte muy temprano para ir a trabajar, para llegar al trabajo. È nel quinto pino, lontanissimo. Nel quinto pino, ma chi lo sa, magari un giorno vedremo da che cosa vengono queste espressioni. Otra expresión, otra frase, bueno, llevarse el gato all'agua, cioè portare il gatto all'acqua. È una cosa difficile perché in teoria i gatti non amano l'acqua ed infatti vuol dire conseguir, quindi ottenere qualcosa considerato molto difficile. Por ejemplo, a pesar de todo, o a pesar de que todo parecía estar en contra de él y que hubiese mejores candidatos, ¡tadán! Mario obtuvo el trabajo y se llevó el gato al agua. ¡Enhorabuena! Nonostante tutto sembrasse essere contro di lui e che ci fossero dei candidati migliori, beh, Mario si è portato il gatto all'acqua, cioè ha ottenuto il lavoro. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Yay! Ultimo, che va un pochino nel sentido contrario, quindi nel senso opposto. Vamos a ver, me ha salido rana. Che vuol dire? Mi è uscito rana, cioè mi è riuscito male, sono delusa. Usiamo questo modo di dire quando vogliamo esprimere la nostra delusione, per il risultato di qualcosa. Por ejemplo, lo ha intentado todo metiéndose, en ese nuevo negocio, pero le ha salido rana. La crisis le hizo cerrar antes de que su actividad cumpliera un año. Purtroppo questa nuova avventura lavorativa non gli è venuta bene. La crisi lo ha fatto chiudere prima che potesse compiere un anno dall'apertura. Oppure, si pensamos en un fichaje, questo l'ho cercato, questo esempio l'ho cercato, un fichaje, cioè quando c'è un ingaggio di un giocatore, è nel football, per esempio, nel calcio, pues le ficharon por mucho dinero, pero defraudó totalmente las expectativas. Ese fichaje le ha salido rana, cioè l'hanno ingaggiato per un sacco di soldi, però questo ingaggio li ha delusi perché lui non ha giocato come ci si aspettava che giocasse. Le ha salido rana. Y yo voy a mirar, voy a buscar algunas frasitas más y os deseo un feliz día y que no os salga nada rana, que todo os salga muy bien. Un besazo, amigos. Chao.